Grazie alla professoressa Silvia Puzzelli. Siamo a Milano, uno dei momenti più drammatici della vita di questa città, nella sua storia, è stato, come sappiamo tutti, Piazzale Lorenzo. Il processo, dopo tanti anni, c'è stato, ha sancito che Sevelli era il responsabile. Uno protagonista di questo processo, di noi, ovviamente, di questo abbiamo invitato a parlare, che è qui di fianco a noi, il professor Pierpaolo Rivello, che è stato pubblico ministero nel processo della strage di Piazzale Loreto e che attualmente è presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza di Roma. Allora, come pubblico ministero avevo sviluppato e gestito le indagini nei confronti di Sevelli, indagini che mi hanno poi indotto a chiedere prima di aprire il giudizio e poi a sostenere l'accusa in dibattimento, mi hanno indotto a chiedere nei suoi confronti la condanna all'ergastolo, che effettivamente venne poi comminata dal Tribunale di Torino nel giugno, il 9 giugno del 1990. Questo processo, al pari di tanti altri processi nei confronti di criminali nazisti, sarebbe stato un procedimento estremamente agevole, laddove condotto negli anni immediatamente successivi alla perpetrazione di questo efferato. Perché non c'è bisogno di spendere molte parole, chi di voi era oggi presente, chi ha visto il filmato si renderà conto che la responsabilità del soggetto era notoria. Si renderà conto che subito dopo i fatti, coloro che avrebbero potuto fornire indicazioni preziose nella ricostruzione della vicenda erano estremamente numerosi. Qual è stato il problema nella gestione di questi dati, comune anche a tutta una serie di altri, dovuto al fatto dell'incredibile, della vergognosa distanza temporale che è intercorsa tra il momento della commissione dei fatti e la data in cui il processo è avvenuto. Già questo è un fallimento, un chiaro fallimento per la giustizia, perché se uno storico può rivedere vicende che sono avvenute magari a secoli or sono, ebbene invece la magistratura si deve occupare a tempi rapidi, con immediatezza, questo per tutta una serie di ragioni. Prima di tutto perché l'opinione pubblica deve vedere che lo Stato a cui appartiene è uno Stato conscio della gravità di determinati fatti, è uno Stato che dirige tutti i suoi sforzi affinché gli autori mandanti di determinati episodi vengano. E quindi già questo è un fallimento, tant'è che in riguardo ho scritto alcuni libri di carattere storico e giuridico e il primo di questi si intitola Quale giustizia per le vittime di crimini nazisti col punto interrogativo. Nella realtà la mia conclusione è che una vera giustizia non c'è stata, perché giustizia in quanto tale deve essere una giustizia tempestiva, una giustizia rapida. Solo in questo modo il cittadino può dire sono fiero di appartenere a un determinato Stato. Detto questo, quando ho iniziato a occuparmi di questa vicenda, mi sono reso conto che questi processi non potevano essere gestiti
gestiti, non dico esteticamente, ma poi non potevano essere gestiti senza tenere conto dell'assoluta specificità e peculiarità della materia. Faccio un esempio: così come per un processo di mafia non potrebbe essere gestito nel momento in cui non si conosce una determinata realtà ambientale, e così un processo del genere non poteva trovare, non poteva vedere sviluppare tutte le sue sfaccettature se non si fosse stati in grado di comprendere il tessuto sottostante dal punto di vista storiografico. Devo dire che il momento in cui mi sono reso conto che queste indagini avrebbero potuto condurre a un qualche risultato positivo fu quando mi trovavo all'istituto di ricerca diretto allora dalla dottoressa Sarpati, e mi ricordo la dottoressa mi disse: ma qua c'è uno studioso che si sta occupando, sta proprio scrivendo un libro sulla figura di Segre, se lei interessa conosce. Certamente, e fu in quell'occasione che io ebbi il privilegio e il grandissimo onore di conoscere per la prima volta il professor Luigi Borgomanini, e questo è stato un grande arricchimento per me, conoscere una persona veramente di uno spessore e di una umanità assolutamente unica, e oggi mi onoro della sua amicizia. E grazie agli studi che aveva portato avanti, e così nacque, poi venne portato avanti questo discorso congiunto dal punto di vista giuridico e dal punto di vista storiografico, come ho detto, si è concluso con questa dico una cosa, ecco, prima si è parlato di mi pare il professor Pezzino oggi diceva una cosa molto, molto giusta, e cioè che nei processi per nei rapporti criminali nazisti non si è assistito a fenomeni di diciamo tra virgolette di pentitismo. Io questo lo posso confermare in prima persona, e devo dire, io ho ricevuto un lungo, chiamiamolo così, memoriale da parte di Teo Sedeche, indirizzato appunto a me, e Teo Sedeche disse che se avesse dovuto nuovamente nascere avrebbe fatto esattamente quello che aveva fatto, il suo unico rugio, il suo unico dispiacere, diciamo, nella vita, e di non aver ottenuto la, adesso non so se usare il termine soppressione o cosa, di un numero maggiore di comunisti. E lui disse, dice, la storia mi ha poi dato ragione, perché il vero pericolo dell'umanità è il comunismo, cioè io ho sempre lottato contro il comunismo, e quindi sono sempre stato dalla parte giusta. Un personaggio, ecco, che non solo non ha mai avuto ripensamenti, ma assolutamente convinto, ecco, di un'ideologia di cui è stato imbevuto fin dai primi anni, perché se vede che è veramente un nazista della prima. Ecco qua il tema della mia trattazione, il processo si vede che la partecipazione della città alla strage e la memoria storica. E quindi devo anche parlare di come la città ha vissuto anche come ha vissuto, ovviamente la vicenda l'abbiamo sentito tutti stamattina, non c'è bisogno di dire altro, ma come anche vissuto il processo. Devo dire che soprattutto all'inizio le persone che potevano essere dei potenziali testimoni erano piuttosto delusi, diffidenti nei confronti della giustizia, ma questo perché le avevano perfettamente, le avevano assolutamente ragione, e vi spiego, e c'era un motivo. Allora, chi in qualche modo parente dei martiri, ovviamente aveva un desiderio, non certo con la vendetta, aveva il desiderio di vedere ristabilita la verità e la giustizia. Allora, poi per molti anni non vedi che non si
fa assolutamente niente e quindi certo un momento di scoramento. Ma arrivano poi gli anni 60 e negli anni 60 finalmente, a seguito di vicende quanto mai fortuite, ben descritte dal professor Giorgio Manieri nel suo libro Hitler a Milano, e cosa era successo? Era successo che in un famoso giornale tedesco, mi pare lo Spiegel, era avvenuta un'irruzione con metodologia molto dura, i giornalisti erano stati fatti spogliare, eccetera, tant'è qualcuno disse i metodi sembrano quasi metodi nazisti. E venne detto chi aveva ordinato questa operazione, e cioè che allora un soggetto, un ebreo, vedendo il nome disse, pensò che cioè magari il figlio del famoso criminale, torturatore, svolse delle indagini con suo grande stupore, constatò che non si trattava del figlio, ma si trattava proprio di Selinke, questo per il discorso che abbiamo fatto anche oggi della scarsa attenzione da parte del governo tedesco nel tenere in determinate posizioni estremamente significative dei soggetti che invece avevano un passato tutt'altro che glorioso. Ebbene, c'è un momento di imbarazzo, ma perché dico questo? E il governo tedesco, in qualche modo per dimostrare qualcosa che faceva, fa questa inchiesta amministrativa. E quindi tutti coloro che in qualche modo avrebbero potuto fornire una descrizione delle vicende vengono sentite da una serie di funzionari mandati dal governo tedesco. Quindi quando io ho sentito questi soggetti, erano già stati sentiti circa 20 anni prima in questa inchiesta amministrativa. Questa inchiesta amministrativa però si era conclusa assolutamente con un nulla di fatto, cioè questi soggetti erano assolutamente convinti, noi raccontiamo quello che è avvenuto, quindi come minimo se è che l'avrà distribuito, invece non venne fatto assolutamente nulla. E quindi quando una persona per la prima volta vede che la giustizia, in questo caso la giustizia tedesca, ma ha un comportamento così stupefacente, e la seconda volta c'era addirittura un sentimento di diffidenza, molti non volevano neanche rispondere alle domande perché molti mi dicevano che già 20 anni fa abbiamo raccontato tutte queste cose, non è successo nulla, è inutile perdere un po' del tempo. Quindi questo è un dato che vi dovevo segnalare. L'altro dato che anche di cui va tenuto conto in relazione al processo serio, come in relazione a molti processi di questo genere, e che proprio questo mancato intervento dello Stato aveva generato nel cittadino comune una considerazione sbagliata, una considerazione secondo la quale in fondo in guerra tutto è possibile, quindi che vengano uccise 100 persone che non c'entrano niente, 1000, o ce ne vengono uccisi tanti, 10, 100, 1000 in più, non cambia assolutamente nulla. Mentre questi processi hanno dimostrato una cosa molto importante, cioè dimostrato che il rispetto di determinate regole e la garanzia di determinati valori devono essere tutelati anche durante il periodo. L'altra cosa che ha dimostrato questo processo, confermando quelle che erano le risultanze storiografiche, è stato un dato molto importante. E proprio nel filmato che abbiamo visto stamattina, si vede la figura di questo soggetto che rappresenta il prefetto Parini, che scrive in qualche modo sconsolato a Benito Mussolini dicendo: io sono stato totalmente scavalcato, cioè i tedeschi hanno fatto, non mi hanno niente. E questo però questo processo ha permesso di confermare sulla base di dati documentali questa ricostruzione dei fatti, così come ha permesso di smentire un dato che oggi certamente
dal punto di vista storiografico non ha più alcun credito, tanto che il Sorgo Manieri ha detto sostanzialmente non voglio spendere molte parole, ma che invece in passato credito lo trovava, e cioè la ricostruzione in base alla quale il martirio di Piazzale Loreto sarebbe la risposta all'uccisione di militari tedeschi, e questo non è vero, perché la documentazione acquisita appunto ha permesso di dimostrare che a seguito di quell'esplosione, di questa bomba avvenuta in Viale Abruzzi, che è milanese, lo sa benissimo, molto vicino a Piazzale Loreto, ecco, in quell'esplosione di Piazzale Abruzzi, a seguito di questa esplosione, trovarono sì la morte alcuni soggetti, ma si trattava di passanti italiani, non ci voleva una... Non è un dato che possa essere confutato se uno legge proprio nei giornali di quei giorni i nomi delle vittime, poi anche nei registri del comune del Pecisti, e questo dato trova conferma in maniera assolutamente indubbia. Quindi, ecco, il mio intervento era un intervento focalizzato sul processo Segni, ma dico ancora soltanto due cose, mi allargo un attimo, forse saranno le stesse cose che dirà poi il collega Di Paoli, quindi non voglio poi rubare spazio al suo intervento, ma ecco, io ritengo che comunque questi processi qualche significato l'abbiano avuto. Premesso che c'è stata una sconfitta da parte dello Stato italiano al riguardo, ecco, io sono un po' forse meno ottimista di altri relatori, perché secondo me, ecco, certo sconfitta da parte dello Stato italiano, ma io, ecco, direi che anche altri stati non possono essere particolarmente fieri nel come hanno gestito questi processi, soprattutto mi riferisco alla situazione austriaca. Io particolarmente, ci sono una serie di processi per vicende eclatanti, vicende di questo periodo, conclusi poi con delle assoluzioni assolutamente vergognose, e in alcuni casi invece processi non sono neanche iniziati. Quindi questa sconfitta della giustizia, secondo me, non è soltanto una sconfitta da parte della giustizia italiana, ma direi una sconfitta della giustizia europea in confronto dell'approccio ai crimini nazisti. Però, ecco, un qualche risultato, secondo me, l'hanno ottenuto. E qual è stato questo risultato? Primo, quello di far vedere chi era interessato, e penso non soltanto ai parenti delle vittime, ma anche ai cittadini comuni, che uno Stato che era stato inerte per oltre 50 anni finalmente qualcosa aveva fatto, e soprattutto poi un altro significato, dico spesso, c'era un ricordo testimoniale di questi fatti, ma i testimoni poi vengono meno. Questi processi ormai hanno permesso l'acquisizione di una serie di elementi conoscitivi che saranno poi fondamentali anche in futuro, per opporsi a dei tentativi storiografici di stampo